siamo sempre durante il MAT, Settimana della Salute Mentale, siamo qui a Carpi per il convegno Curare senza le gare, missione possibile, che come ho detto anche con l'intervistata precedente, la dottoressa precedente, è un titolo che è di buon auspicio, di buon auspicio. Va bene, allora, ho qui il gruppo, un gruppo eterogeneo del SPDC, scusate, ma di Trento. Allora, vi presentate, perché io naturalmente non sono riuscito a imparare tutti i nomi, tutto quanto, perché allora presentate e dite anche che ruolo avete nell'SPDC e nel CSM di Trento. Iori Luca, infermiere nell'SPDC di Trento, ormai da, diciamo, infermiere storico. Infermiere storico. Passo pure il microfono. Sono Rudy, faccio UFE Crisi da un po' di tempo. Sono Martina e io faccio UFE Centro Saltamentale e Accettazione. Io sono Sonia, educatore professionale SPDC di Trento, da 11 anni. Daniele Orvieto, educatore professionale, lavoro sul territorio al Centro Salute Mentale di Trento. Io sono Fabien, faccio l'accogliente. Io sono Maurizio, coordinatore infermiere SPDC Trento. Ecco, esatto, volevo proprio chiedere a te Maurizio, sappiamo che una delle conquiste, no, dell'SPDC di Trento è stato anche porte aperte, ci vuoi spiegare in che modalità si è verificato, come avete dovuto agire per arrivare a una conquista così importante in fondo? Sì, è stato un percorso lungo che è durato 4 anni, è iniziato nel 2007, diciamo che è stato un gruppo, quindi un'iniziativa che è partita dal basso, quindi si è creato questo gruppo multiprofessionale fatto da operatori, medici, ma anche utenti, familiari, e abbiamo ragionato insieme su come realizzare le porte aperte nel SPDC di Trento. Abbiamo organizzato delle visite nei reparti che allora erano già non restrainte, abbiamo fatto una ricerca bibliografica e siamo proprio andati a vedere quindi questi reparti, e nel 2011, il 17 gennaio, abbiamo inaugurato appunto il nostro reparto a porte aperte. Chiaramente questa è stata una prima tappa che poi è andata avanti, quindi la formazione del personale, anche le visite sono andate avanti sugli altri SPDC non restrainte, e ha portato poi nel 2017 quindi finalmente ad arrivare anche all'azzeramento delle contenzioni. Chiaramente il progetto non restrainte anche prima del 2007 era coerente comunque con gli obiettivi che il nostro servizio aveva, che vanno in direzione del fare assieme, dell'empowerment, e quindi, come dire, si è chiuso un po' un cerchio. Non abbiamo ancora finito, perché chiaramente il non restrainte va continuamente alimentato, e quindi è un progetto che è tuttora in fase di consolidamento. E ammirevoli anche i progetti di accoglienza, vuoi parlarci per esempio in breve, noi abbiamo già sentito tutto il racconto, però in breve di come sei stato accolto? Come sono stato accolto io? Sì. Io sono stato accolto non della salute mentale, ma da un'associazione, si chiama CINFOMI, e ATAS, a Trento. Come l'ho detto là, sono arrivato in Italia nel 2011 e sono stato accolto da loro. E loro che mi hanno permesso di venire a conoscenza di questa realtà, il Centro di Salute Mentale. Era un corso organizzato da loro e in collaborazione con il Comune, come ho detto. Il nostro compito è là, è soltanto stare vicino ai ragazzi, alle persone che stanno male. Perché anche noi siamo stati persone, diciamo, fragili quando siamo arrivati, non avendo nessuno qua, siamo stati accolti e aiutati. E questo ci ha dato la forza e la voglia di dare, di metterci in gioco, di poter aiutare anche noi, se possibile, le persone fragili. Ma la fragilità, sapete, è una cosa molto ampia. Dunque, anche noi con amore cerchiamo di dare una mano a chi, nel nostro modo, no? Chi ne ha bisogno. Grazie. Ecco, poi molto particolare anche la figura degli UFE, che si è concretizzata in modo molto positivo. Allora, mi sembra, no? Rudy, no? Rudy, sì. Rudy, vuoi raccontarci anche tu brevemente, perché qui abbiamo un po' i minuti contati, e la tua esperienza come UFE, giusto? Sì. Sì, la mia esperienza come UFE diciamo dalla mattina, comincia la mattina, la sera sono occupato, ma per esempio dove c'è
come ha detto anche Maurizio, che c'è urgenza o nella quella bella struttura della Casa del Sole oppure il reparto, dove c'è urgenza io sono prontissimo per questi ragazzi con disagio. Io veramente faccio volontariato e mi piace tantissimo, fine quanto posso, grazie. UF utente familiare esperte, perché non lo sapesse, ma noi ormai Radio Liberamente parliamo sempre di psichiatria, quindi insomma queste cose le diamo per scontato, però ecco, va bene. Volevo parlare con l'esponente del CSM, esponente, cioè, no, perché non mi ricordo più il nome, ormai la memoria, invecchiando la mia memoria. No, ha parlato molto di collaborazione, no? Di formare delle reti di collaborazione, in che senso? Ciao, sono Daniele. Sì, le collaborazioni per noi sono importanti per più motivi. Uno, perché così diamo significato anche al momento di malessere della persona in reparto. Dando questo significato possiamo quindi agire, no, nella maniera più utile per la persona e quindi anche nella maniera più appropriata, no, nella cura della persona. Questo significato glielo dai pensando alla vita della persona, com'è la persona, com'era prima di quando stava male, come potrebbe essere dopo di quando sta male. Allo stesso tempo abbiamo bisogno però, per arrivare a questo scopo, di avere delle collaborazioni all'interne nostre, per cui la necessità di forti contatti, di continui contatti tra le diverse equip che lavorano all'interno del servizio di salute mentale, ma abbiamo bisogno anche di quelle relazioni date dalle persone che l'utente lo conoscono, per cui i suoi familiari, i suoi amici, operatori magari di altri servizi che i nostri utenti magari frequentano. Tutto questo perché per noi la relazione è importante e è quella che può dare una mano anche nelle situazioni più critiche. Benissimo, benissimo. Poi avete sottolineato anche il fatto che anche l'ambiente, diciamo, è stato strutturato in maniera tale da favorire, no, l'accoglienza. Ecco, così facciamo parlare un po' tutti. Bene, sì. Sì, rispetto al contesto, no, le attenzioni che si mettono al di là delle cose oggettive, quindi possono essere i mobili, il colorare le porte, non avere numeri ma i nomi delle stanze, tipo ninfee, abeti, quindi queste cose che possono sia detendere, no, e dare un clima proprio familiare, e anche comunque hanno un aspetto importante anche nell'orientamento e hanno un senso anche proprio terapeutico e un'attenzione agli spazi. Le lavagne sono uno strumento molto importante che abbiamo sia a livello di attività, ma anche proprio di poter esprimersi, altre attività che possono essere i murales che abbelliscono e creano relazioni e spazi proprio di cura, e questa attenzione al clima che mettiamo ogni giorno cercando di essere prontissimi, riprendo questa parola bella usata da Rudy, essere pronti e disponibili aiuta e determina questo clima dove lavoriamo. Benissimo. Beh, e a questo punto sentiamo però anche quelli che rimangono. Vi abbiamo fatto parlare più qui quasi che sul palco, però insomma, per chi non è potuto venire qui direttamente a Carfi, insomma, ci vede. E tu sempre UF, no? Mi sembra, ok, vuoi dirci brevemente sensazioni? Ok, io lo faccio UF Centro Salute Mentale. Abbiamo due turni, c'è alle 8:30, alle 6. Noi lavoriamo con operatori che collaborano lì, centro salute mentale, infermieri e medici. Noi accettiamo l'entrata, accettiamo domanda, la ricetta, domanda di appuntamenti. Noi portiamo dentro con gli operatori e spieghiamo la situazione che c'è e troviamo di fuori. Benissimo, e per finire l'infermiere storico, no? Ti sei definito così, infermiere storico dell'SPDC di Trento, giusto? Perché è storico? Per anzianità? No, non mi sembra. Cioè, non è... Ormai per anzianità, ormai diciamo per... che a maggio sono 20 anni, per cui penso che di aver... Ma c'ho ancora tutta la vita davanti. Sì, sì, una vita lavorativa davanti, cioè, abbiamo ancora. Benissimo, vuoi dire qualcos'altro a posto? No, direi di no. Benissimo, va bene, grazie a tutti. Grazie, ci vediamo a Radio Liberamente. Matt Carpi.